Incroci che potrebbero essere decisivi nel sabato del girone A di promozione. Il San Benedetto Venere ospita il San Gregorio, mentre al Pigliacelli è scontro diretto tra il Montorio che vuole provare ad insidiare le avversarie in vetta fino alla fine e il Celano che a suon di risultati e prestazioni convincenti si è portato a ridosso dei lupi marsicani. Prima della gara, meritato riconoscimento per i ragazzi della Juniores del Montorio che hanno vinto il campionato. I padroni di casa inizialmente tengono il pallino del gioco e creano il primo pericolo del match, con Ridolfi che chiama all'intervento Santoro. Al 20° il Montorio sbanda e il Celano ha più di un'occasione ghiotta per passare. Lancio di Tabacco a scavalcare la difesa, Bruni a tu per tu con Rapagnani calcio a debole. Poi Kras propone al centro un pallone pericolosissimo, di Sante e provvidenziale. Al 23° cross dalla sinistra dell'ex di turno Pollino, Bruni aggancia e si gira, Rapagnani salva i compagni. Alla mezz'ora ancora un salvataggio, stavolta di Maselli che interviene in modo regolare su Pollino, lanciato a rete. La gara gira, al 40° il Montorio trova il vantaggio con Giancarli, che da due passi non sbaglia, da segnalare l'assist in rovesciata di Mario Mosca. Intervallo, immagini di Manuel Centurame che ci portano al secondo tempo. Il Celano torna in campo deciso, ma bisogna attendere il 15° per il tiro debole di Pollino. Nell'altra area Mischia è innescata da un corner dalla sinistra, ma nulla di fatto. Al 28° la punizione di Di Sante, toccata da Checcherelli, sfiora la traversa. Si arriva così al 35°, momento chiave della sfida. Di Gaetano punta la porta e prova a giro, pallone toccato quel tanto che basta da Rapagnani. Sugli sviluppi del corner Di Fabio svetta al centro dell'area ed inchiode il risultato sull'1-1. Nel finale il Montorio non ne ha più, il Celano ci crede, ma non succede più nulla. De Amicis appare comunque soddisfatto. Io dice recrimina per le occasioni non sfruttate, ma resta in scia al San Benedetto. Non penso ci siamo giocati alla pari, credo che non sia stata la partita oggi, ma tutto rispetto per il Montorio, perché per me il Montorio è una grossa squadra, quindi venire qua e creare 5-6 palle gol, ma a limite, a tu per tu col portiere, penso che la partita l'abbiamo vista tutti, quindi credo che il pareggio ci sta stretto. Questa è una partita che comunque abbiamo creato tantissimo, la squadra ha giocato, abbiamo rischiato poco e niente, quindi non posso recriminare niente ai ragazzi, hanno fatto una grossa partita e dobbiamo continuare così. Mancano 3 partite, sono 3 finali e se continuiamo così ci possiamo levare, possiamo sorridere alla fine del campionato. Sì, ma tanto 2 punti e 1 punto non cambia niente, quindi è una partita. Noi dobbiamo pensare a noi, non dobbiamo pensare al San Benedetto, noi dobbiamo cercare di vincere il resto delle 3 partite e poi vediamo quello che succede. Però, vista la squadra oggi, credo che oggi abbiamo fatto una grossa partita su un campo difficile, Montorio è una squadra forte. Quindi, come ho detto prima, abbiamo creato credo 5-6 palle limpide a tu per tu col portiere. Purtroppo ci è mancato quel pizzico di cattiveria per fare gol, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto 4 occasioni limpide. Il portiere Rapagnani anche oggi ha fatto 2-3 parate belle, quindi ripeto, non posso dire niente alla squadra perché abbiamo fatto la partita, l'abbiamo fatta noi, quindi va bene così. Allora, Di Gaetano viene da un infortunio a Tagliacozzo, è stato per la caviglia, quindi si è allenato pochissimo. E ho ritenuto opportuno rischiare l'ultima mezz'ora, quindi, ma noi siamo un gruppo forte, quindi chi gioca gioca cambia poco, io ho 20 giocatori a disposizione, mi stanno dando tutto e quindi chiunque gioca fa bene. Non ne avevamo più veramente, avevamo speso tantissimo, una partita in cui abbiamo aggredito sempre in avanti, abbiamo corso tantissimo in avanti cercando di non far giocare il Celano che si è rivelata un'ottima squadra, veramente faccio i complimenti perché, ma io l'avevo detto anche in settimana, questo è l'organico più forte del campionato, di questo girone, basta vedere i cambi che hanno fatto nel secondo tempo, lì siamo andati in buona difficoltà perché noi non ne avevamo veramente più, c'erano diversi giocatori da cambiare, per cui sì, a quel punto abbiamo mantenuto il pareggio, ti dico la verità, con tanta sofferenza, anche se va detto che loro comunque hanno premuto sì, nel secondo tempo soprattutto tantissimo, ci hanno messo lì perché noi non riusciamo più a giocare un pallone, la buttavamo e basta, ci siamo accontentati di buttarla e basta, non riusciamo più a indirizzare un pallone, quando ti difendi ad oltranza è chiaro che un mezzo errore ci può stare. Loro avevano avuto l'occasione, mi sembra un attimo prima, con quel tiro al giro sul secondo palo dove era stato bravo il nostro portiere, però a parte di sofferenza non mi sembra che ce l'hanno. Abbiamo avuto tantissime occasioni, neanche noi per l'amore di Dio, però nel secondo tempo noi, ripeto, l'errore nostro, e se posso trovare qualcosa di negativo, è stato quello di non essere ripartiti mai. Ci siamo accontentati di buttarle e basta, e quando giochi tantissimo nella tua metà campo ci può stare un mezzo errore. Peccato perché insomma abbiamo fatto un grande primo tempo, dovevamo creare anche abbastanza, anche loro, va detto questo, però dai, i ragazzi hanno fatto il massimo anche oggi, ripeto, io sono contento di questa squadra.
sono contento di quello che ho trovato e rimango molto fiducioso per il futuro, Più che cali di concentrazione è subentrata forse la paura di non potercela fare, se vogliamo, e quindi non abbiamo giocato più un pallone, cosa che facevamo benissimo nel primo tempo, ma non abbiamo neanche cercato di indirizzarla su un compagno, no? Questo pallone, la buttavamo e basta. Ripeto, è vero che avevamo diversi elementi in difficoltà che andavano sostituiti e io sinceramente non mi sono girato, c'ho sta panchina di ragazzetti, di tutti giovanissimi, non me la so sentita di fare più di 3-4 cambi, insomma. Però ci può stare, è stata una bella partita, buona cornice di pubblico, sono contento. Mi dispiace dell'ennesimo arbitraggio, purtroppo io. Questo è lo stesso che mi diede 2 giornate alla seconda di campionato, Carluccio, mi ha detto che l'ho attaccato diverse volte in televisione, ditemi voi come non faccio ad attaccarlo, anche perché a fine partita voi mi ha detto che lui andrà in Serie D il prossimo anno e noi marciremo in queste categorie, quindi non ha avuto rispetto per me, non ha avuto rispetto per il mio collega, io dice, per tanti miei colleghi che si fanno il culo da tanti anni e stanno in queste categorie, ma io sono orgoglioso di allenare in queste categorie. Lui se va in Serie D così come ha detto gli faccio i migliori auguri perché evidentemente se lo merita, per me non se lo merita perché è stato visto anche in futuro quello che ha fatto su altri campi, per cui ma va bene così, andiamo avanti. Le occasioni che ci sono state sicuramente io dice il Fiorentino meritava la vittoria, anche se noi ripeto abbiamo fatto una buona partita di sofferenza soprattutto nel secondo tempo, ma a parità di organico penso che non ci sono. Il Celano ha fatto 4-5 cambi nel secondo tempo e sono giocatori più forti di quello che hanno giocato all'inizio, quindi non mi sto inventando niente, insomma.